Professor Antonio Paolucci, presidente della Commissione per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia, che percorso sarà? Beh, oggi, 1° agosto, nel giorno più caldo dell'anno probabilmente, ma anche per dare un segno simbolico alla popolazione, abbiamo voluto insediare la commissione ministeriale che si occuperà del restauro e della reinvenzione, se così posso dire, della chiesa della Basilica di San Benedetto di Norcia colpita dal sisma. È stata la riunione zero, la prima, però è stata quella in cui tutti noi, commissari di nomina ministeriale, io sono il loro presidente, ci siamo riuniti. Ci siamo riuniti, abbiamo scambiato le prime idee, ci rincontreremo in settembre al Ministero a Roma, ritorneremo a Perugia, sì, a qui, cioè, scusate, a Norcia, e continuerà il nostro lavoro che consiste nel fornire ai progettisti dell'intervento sul San Benedetto le dritte fondamentali, i confini insuperabili, i limiti da non violare, quello che noi ci aspettiamo da loro, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui ancora non sono definite naturalmente, le definiremo nel prosieguo dei mesi, nelle prossime riunioni, dopodiché vi renderemo contezza, sarete informati di tutto questo. Lasciatemi dire una sola cosa, io sono stato, come sapete forse, commissario governativo per il restauro del San Francesco di Assisi dopo il terremoto del 97 e ora sono stato nominato presidente di questa commissione per l'intervento sul San Benedetto. Ebbene, devo dirvi che l'intervento sul San Francesco di Assisi era in un certo senso molto più facile di quanto non sia, di quanto non sarà quello sul San Benedetto. Perché nel caso del terremoto del 97, nel Sacro Convento di Assisi, quello che si doveva fare era chiaro. Bisognava consolidare le strutture lesionate dal terremoto, bisognava ricomporre le lacerazioni che il terremoto aveva prodotto nelle pitture, negli affreschi di Gio, di Cimabue. Però erano obiettivi previsti e praticabili. Qui invece è molto più difficile perché non è ancora chiaro, ma è compito proprio della Commissione definire i confini, quello che si chiederà ai progettisti. Comunque questa di oggi è soltanto la prima riunione. Grazie. La riunione zero, no? Ci siamo incontrati, abbiamo fissato i primi paletti, ci ritroveremo a metà settembre a Roma.